Benvenuti in un nuovissimo vlog. Vlog molto particolare perché oggi lo inizio alla bellezza delle 4 del pomeriggio con ospite a sorpresa nel mio cesso. Ciao. Lei è Ramona, ragazzi. Una mia splendida amica. Ciao bella, finalmente siamo insieme. Un vlog insieme ce l'abbiamo fatta perché non abitiamo proprio comode vicine vicine. Ma dobbiamo finire un trucco perché ho fatto un pasticcio, ragazzi. Oggi? No, perché ho rovinato il trucco alla mia amica. Ho detto, ma sì, dai, volevo ancora una sistemata di eyeliner, ma io sono brava, me la cavo su di me. Su di lei ho fatto un casino, quindi gli si è appiccicato tutto l'eyeliner qua, quindi ho dovuto ristruccarla. Adesso la risistemiamo, quindi poverina, la aggiustiamo. No, non è colpa sua, che se io sono impedita con il trucco, ragazze. Ma no, ma stavi benissimo, so io che ho fatto un casino, ma le ho fatto conoscere questo prodotto qua che io mi metto sempre sulle sopracciglia, gliele ho riempite un po'. Ragazzi, che ci piace. Guardate che lavoro che mi ha fatto. Okay. Roberta, che sì, ma adesso continuiamo. Adesso continuiamo e ci facciamo due risate insieme, va, perché sono negata. No. Sì, no, perché c'è se sapesse dove fosse gelata. Allora andiamo a coprire i nostri segni di stanchezza, signora. Che i miei stessi, tra l'altro. Mamma mia, sta occhiaia. Un aiuto non guasta mai. No, no. E anche quando un aiuto non dura. Posso farla la makeup artist. Non è vero, non datele retta, vero? No, che no. Va bene. Lei mi vuole bene, mi fa i complimenti. No, la verità. Lo vedono tanto le tue iscritte. Lo vedono. Sì, quando ti trucchi, quando ti trucchi. Ma sì, su di me. Ma. Vabbè, ma. Sai. Ma. Più o meno. Dove poi dovrai truccare anche tuo figlio un giorno, insegnare tutto. C'è da ridere poi. Poi qua ci andrebbe la spugnetta che io non ho. E quindi ci dobbiamo arrangiare. Però non sono. Occhio, magari che non voglio accecarti. Certo, che... makeup artist. Ci proviamo. Ma mi diletto makeup artist. Io mi fido. Ti fidi? Come sì, sei certo. Buona. Mi fido più di te che di me. Quindi... Una cliente privata mi avrebbe già denunciato. Non mi fido più di me che di te, quindi. Allora, aspetta. Andiamo di. No. Naked 3 e voilà. Scegli, vado sul rosato o sullo scuro? Cosa sceglierà la nostra amica? Un bel marrone, sì, magari. Facciamone di mezzo, questi due. Sì, sì, vedi che. Un mix. Mm. Hai capito? Ha un futuro allora da me. Allora tu reggi. Ha un futuro da me capace. Tu ragazzi. Lei e io no. Diamo una massaggiata a questa palpebra. Bello, ti sta bene. Sì. Poi si abbina la maglia perché c'ha la maglia marrone. Sì, perché non so questa maglia è un po' schermata. Falta fuori la canottiera. No, maglia marrone e bianca perché ha strisce. Sì. Ti sta bene, davvero. Ma sai che l'ho presa da Piazza Italia? Ah, ma adesso? Mese fa, scontata, perché erano quei giorni che era scontata, 10,90 euro mi sembra. Ma è poco. È bella morbidosa. Ma infatti, è pelusciosa. A me piacciono tanto. Bella, sì, candida. Solo che ho dovuto prendere la M, perché la S non c'era più, infatti vedete un po' la è un po' comoda, ma ti però, sta bene. Piuttosto che prenderla l'ho voluta no, no, ti sta bene. Ah. Cioè non si nota, dico, che no, ti è larga, vero. Dico, no, è perché ora si usano quei maglioni comodi anche nelle persone magroline. Guarda, o non c'è niente di meglio che guardare. No, ma poi anche lunghezza ci sta. Poi tu sei più alta di me. Sì, alta normale, sì. Però vabbè, adesso non guardare oggi per gli stivali. Aspetta, con lei. No, è venuto bene, chiudi. No, volevo farti la sfumatura. Certo. Adesso voglio esagerare. Fai tutte le sfumature. Però un pochino nere, più scuro. Grigia, no. Evviva l'Italia! La bella bandiera italiana. Aspetta. Giusto un pochino al fondo. Christian Grey. Facciamo. Natasha. No, Natasha. Speriamo che i nostri uomini, che tra l'altro sono di là, non guardino questo video. Ma Christian Grey vogliamo parlarne? Tanta roba. Cavoli. Cavolini. Cavolini. Sì, diciamo che. Mamma mia. Ce n'è. Devo mostrarti una cosa nella stanza segreta. Anastasia. Quando entri ti voglio inginocchiare. Vorrei accecarti con un colpo di pennello. La scena magari inginocchiata con la treccia. Ah sì. Dice che siamo matti.
Ma siamo matte, non lo sapevi ancora? È che non voglio riconoscerlo, però. Ah, ok. Sì. Allora, adesso vi svelo un segreto. La nostra amica, Ramona, vorrebbe un giorno aprire un canale. Quindi scrivete qui nei commenti se volete che apri il canale. Dai, votate di sì, così la cominciamo. Anche perché anche lei è una persona semplice, sì. Non è una persona finta, cioè farebbe dei bei vlog realistici e sincera, insomma vi divertireste. Io e Roberta siamo molto uguali. Caricate la bomba qui sotto nei commenti. Dai, abbiamo finito. Quindi niente eyeliner, vado di mascara che ne ho più sicuro. Ma sì, vai di mascara. Ma anche perché la matita non ce l'ho. Il rossetto ce l'abbiamo, mi stavo specchiando un attimo la vista. Rossetto ce l'ho già. Aspetta, sopracciglia sono a posto. Sì, però a sto punto però se non metti l'eyeliner ce l'ho rossetto più. Allora vai sul potente. Più scuro. Sì, un viola. Ah, il mascara rosso. Però te lo metti. No, vabbè, lei ci provo a metterti il mascara. Ho paura di accecarti. Il mascara è difficile. Bella domanda, tu sei capitato tu lo sai. Sì, sono capace. Mettilo tu. Tieni, questa è una bomba. Aspetta che ti do lo specchio. Vai tu perché almeno sappiamo che non sbavo, se no se da rifare mi impicco. Non è che sono molto esperta. No, va bene. Io non mi carico mai troppo le ciglia. No, non caricarle. Io faccio effetto specchio così vi vedete che riflesso. No. Mi fai scassare. Com'è qua? No, va bene. Ce ne devo ancora mettere. Ma fai l'altro e poi lo ripassi, così si asciuga. Metti vai un po' più su, fate un dimmi tu, no, io. Mettimi tu. E poi anche un po' sopra delle volte dovrei passare. Ma li rischi, Fare... Anche sotto a volte. Sì, è lì anche delicato, cioè è difficile sbavare, è facile sbavarsi. Guarda che bell'ombretto che mi hai messo, Roby. Ti piace? Sì, molto. È molto glitteroso. Mi piace molto, bravo. Vedi che sei capace, cosa dici che non sei capace? Ma è la manualità che mi manda, dovrei fare un corso di make-up. Lo metto anche sotto? No, cosa dici? No. Però sai cosa mi piaceva a me una volta fare? Mettermi la matita nera dentro. Me la mettevo spesso. Se ce l'avessi te la darei. No, vabbè, ma adesso... Ho solo l'eyeliner. Aspetta che ti do... Ma adesso siamo... Parla, che ti ascoltano. Ciao ragazzi, non badate, io sono una matta insieme a un'altra matta. No, però una volta ragazze io mettevo molto la matita dentro l'occhio, la matita nera. Adesso lo faccio meno ogni tanto. Però oggi non l'ho fatto perché avevo messo le liner viola. Poi abbiamo rifatto tutto il trucco perché stava andando via. Però fatto io un pasticcio. È stata brava, ragazzi, Roberto. Dai, guardate come ha applicato l'ombretto. Passa sulle labbra. Sì. Altrimenti viene un triplo colore. Non mi sono mai struccata così tanto come oggi. Aspetta. Allora, guarda, qua c'è tutta la linea. Allora. Sì, appoggia lì. Occhio che sono 7 anni di sfiga. Aspetta che lo levo, ascolta. Già li abbiamo, ascolta. Siamo lì. Era mia amica. Comunque guarda che ste occhiaie, nonostante passi ci sono, Guarda che incredibile. Ma vedi che già con quello va meglio. Però vedi conta che è troppo chiaro perché per la mia pelle lei è più scura di me. Però vedi il segno, comunque c'è. Sì, ma anch'io sono peggiorata. Ma fai vedere. Non ce l'ho. Dimmi, un po' meno. Un po' meno, sì. Io ce l'ho, poi tu ce l'hai più su, io invece vengono giù così. Ma sì, poi va aggiornato, poi conta che sono già truccata e ho messo 8 kg di correttore. Però al mattino quando mi sveglio mi vedo sta cosa qui, boom. Comunque i correttori occhi, quelli di... Salvano la vita. Salvano, sono cari. Questo è buono, Sono cari. No, i correttori, quelli di contorno occhi che devi mettere. Questo? Quello con la spugnetta che ti ho messo, questo qua. Ma da trucco o da... Questo devi prenderti, però della tua tonalità. Ah no, ma c'è, no, questo sì, no, il contorno occhi, quella crema. Ah, la crema. Sono cari. Sì. Ne ho ancora un po' caso. Poi ci sono i sieri che sono cari. Sì.
Allora, fammi vedere. Allora, no, io ti cercavo uno che andasse bene con la tua maglia. Ah, ok. L'abbina. Sì, sì, va bene. Perché sul marrone secondo me ti sta bene, sì, a te, perché sei più scura di carnagione di me. A me stanno bene i rosati, fucsia. E fai conto che io già sono... Se mi metto il marrone sembro una befana, non lo so, sto male io proprio. Poi c'è questo, però secondo me è troppo scuro. È quello troppo scuro. Fai conto che sarebbe, io sono già questo, chiara di pelle, È ok che questo si abbina benissimo, guarda, però è tanto scuro, poi è tanto un po' spenta. Poi cosa c'è? Questo penso sia finito, era quello che mettevo sempre. Infatti, guarda. Sì. Ma questo è rosa. E poi c'è questo che è un pochino più chiaro, ma non è quello che hai messo prima. No, sì. Perché no? No, ho l'altro. Scusa. Uno simile ho messo prima. Ho quello. Non c'è azzecca con la maglia. Perché c'è sto marrone che bisogna riprodurre. Perché sennò non c'è azzecca niente. Questo è già meglio, ma quello di prima. È troppo chiaro. Questo? Ah, quello. No, aspetta, tieni. Che io faccio gli swatch sulla mano. Questo tete a tete nel cesso ci piace. Non è malaccio. No. E qui si abbina al trucco, guarda lo specchio l'ho posato, aspetta. Ci vuole un po' di precisione nell'applicarlo. E te lo metto io. Sì. Però guarda, sì, con l'ombretto tuo. Sì, ci sta. Lo riprende. Sì, lo riprende, vero. Andato. Vabbè, teniamolo qui per sicurezza. Se ti hai di sfiga. Esatto, no. Non vorrei che esagerare. Sì, ci sta quello lì. Ci dovrebbe stare, andiamoci piano, svuotiamo un po'. Non so, in questo periodo ho le labbra come si staccassero. Secche. Sì, ma è freddo. Come se si volesse staccare la pelle. Io metto è freddo. Anche io metto. Metti il burro a cacao prima e poi metti il rossetto. Non ti dura però tanto, il rossetto così. Ma poi lo metto anche durante il giorno, il burro a cacao. Te lo rimetto. Oddio ragazzi, a te di nuovo il terrore. No, vabbè, non è... Ha fatto più sulla mano, sai? Sì. È più delicato sulle labbra. Aspetta, dov'è? Cioè i denti un po'. Ma anche io. Da far pulire. Sai quanta roba dovrei fare? L'ultima volta che ho fatto un preventivo dal dentista. Dai. Volevo morire. Io dovrei farmi. Cos'era? Il mio telefono, un messaggio. Togliere. Ma poi anche. Le macchie da culo. Quello. Vabbè, ma lì basta la pulizia. No. Fai un po'. È venuto bene, a me piace, bella, ti vedi lì, sì. Vedi che però col trucco scuro sugli occhi ci va il... Sì. Bello. Guarda. Bello. Ti piace, sì. Convinta? Sì. Sì, convinta sì. Peccato che non è marrone proprio, però si abbina all'ombretto. Però ci sta bene, dai. Stai bene. No, veramente oggi non ho fatto parecchio le occhiaie, non va a capire. E siamo stanche. Sì. Sempre lì a sgobbare. Ragazzi, esci veramente. Di qua, fai di là, fai di su. Sgobbiamo tutte e due come delle disperate. Veramente. Io non ho figli per adesso, però lei te ne ha. Però io anche se non ne ho il cane, il resto, comunque c'è sempre... Non vuol dire niente. Sempre qualcosa da fare, ma voi ci capirete molto bene. Esatto. Purtroppo. E poi c'è... Il mondo comune. Pensavo, come se ti volevo dire, cosa stavamo parlando? Oltre a sgobbare, denti? Quando sono andata a fare la pulizia dei denti, il tipo, il dentista mi ha levato il tipo. Sì, il tartaro dietro, com'è che prima ci stavamo, però le macchie per levarle praticamente sarebbe devono smacchiare il dente, poi il mio sarebbe anche da sbiancare perché io fumo. Quello non te lo può fare lui. Ma devi dai. Andare da un dentista normale e lo sbiancamento e lo smacchiamento fa male, da quello che ho sentito. Ma dai, letto, lo io lo volevo fare. Fa male. Perché io ho la sfiga di avere queste macchie bianche. Che anche se i denti non sono brutti e giallissimi, però. Tu ce l'hai belli. Però vedo.
Ma io li ho tu li vedi bianchi perché vedi solo la macchia davanti bianca. No, ma anche il resto lo intravedi. Non sono tanto brutti, però con questa macchia bianca non sembrano mai abbastanza bianchi. Lo so. Pensa che mi hanno detto che si potrebbero togliere, ma dovrei rompere il dente, perché dovrò sì, rompere il dente. Sì, anche a me mi hanno detto per dare. Sì. Ma come me mi dovrebbero rompere sta parte qua e ricostruirla dello stesso colore. Ma a me mi girano le palle, è sano. Allora che si fa un a parte quello, 500 euro. Però è sano, perché mi devo far rompere un dente sano? È quello che dispiace, capisci? Avevo fatto addirittura un video perché... Ah sì, me lo ricordo, sì. C'è chi è un po' più, come si dice... C'è chi non capisce. Chi ha più tatto, sì. C'è chi ha tatto e c'è chi non ha tatto. Ma sì. Cos'è quella roba che c'hai sui denti? Ragazzi, allora purtroppo... ho spiegato che sono macchie che ho da quando mi è venuto fuori il dente definitivo. Quindi figurati con l'età di Fede. Sì. Fede li stanno uscendo, sono usciti adesso, 7 anni. Da quando 7 anni che le ho, Sono usciti così e da quel che ho capito è un problema di... antibiotici, perché ho avuto l'otite, mi hanno operato di tonsillettomia. Tutti quegli antibiotici mi hanno fatto uscire, anche qua il canino ce l'ha. Però vedi, però meno male tolto sì, quello lì, perché no, ma io non fumo cioè ma non è una fumo, perché non è possibile che io abbia tutte ste macchie così, cioè sì bisogna starci dietro comunque. Ma pure... abbiamo fatto il kit, guarda che bello, stai bene mi piace. Sono un po'. Sì, ci sono. Grazie. Adesso dobbiamo solo fare la prova del 9. Andiamo di là e vediamo se qualcuno si accorge di qualcosa o meno. Ma sì. Ah, cioè, senta di niente. Perché lasciarlo? Così fa più figo. A me. Faccio. Segniamo. Vediamo. Io ho messo solo il rossetto. Guardate come metto la sciarpa, ragazzi. Mamma mia. Poi la sciarpa alla moda, è tutto completamente diverso. Ma facciamo vedere bene il trucco. Questo là. Facciamo. Fabio, dai, Fabio, Fabio, no, Fabio, mi hai fatto sbagliare, ma non importa, guarda il trucco che mi ha fatto, eh? Hai visto? Sì, sta bellissimo come sempre. Comunque, presenta Fabietto, è il super fidanzato di Ramona, questo è il mio super fidanzato, lo conoscete bene. E basta, trucco fatto, ce l'abbiamo fatta e ora ci ritiriamo nelle nostre stanze. La luce. Lì che ti apri la busta. Oh, subito rotta. Ecco. Aspetta. Dettagli, piccole scompiglierie. Roberta, curiosa, guardate Fabio dietro. No, chi lei? Aspetta, fammi vedere davanti anche. Oh, che carino. Sembra dolce e bellissima Alessandra. Sì. Auguri per il tuo battesimo e che la vita ti sorrida ogni giorno. Che la Ramone e Fabio. Ma la cosa fa Fabio da dietro col puffo? Faceva dini. Vai, tutti là. Oh. Ecco gli occhi. Roberta curiosa. Madonna, io da morire. Per l'ora che sia Natale. Lo so. Oh, l'hai visto il poverino? No, già mi piace, già è stile peluche qua. Stile peluche. Sì, diciamo che peluche. C'è un pezzo forte che piace molto anche a me. Oddio. Così grande. Questo è un vestitino. Sì. Apri, bellissimo, con i glitter. Questo. Arriva anche il puffo. Ecco, grande puffo. Diciamo che Fabio è un ex collega di Ricky, perché già dico, ma questi gente che appare così. Siamo diventati amici perché 2 anni fa abbiamo fatto il capodanno insieme, quindi siamo conosciuti. Piace? Wow. Dai, con la maglietta già abbinata. Ma no, è bellissimo. Davvero bellissimo. Quindi col bello, è quello. Sai sì, che assolutamente sì. L'importante è che gli vada. Sì, gli va ancora grosso questo. Presto, lo metterò
Comunque entro l'inverno lo metto. Sì, tanto l'inverno ormai dura fino a maggio, perciò. Magari lo mette a fine gennaio. Sì, sì, sì. Tanto è un anno. La voglia. Piace? Un anno lo fa a marzo, quindi ci sta. Sì, ma cicciottosa. Poi però ieri abbiamo comprato le cose da 12 mesi. Allora va bene. Quello... Questo stile peluche. Quello è... Si parlava di maglie coccolose. Sì. Dai, che bello! Che figo! C'è solo con un gancetto, comodissimo. E copri spalla. È bello tipo caldo. Calda cuore, non ho quelli lì che stanno sopra. A me non sta. Caldo morbido, neanche no, a me. C'ho troppe tette. Ecco via. Sì, perché solo quello è il problema. Esatto. Grazie. Ma dai, Ricky. Comportati per bene. Bravo. Le braccia. Cicciona, no, con una delicatezza ha detto. No, no, sono una bambina di 12 no, anni. No, scherzo. A 32 anni. Pensa stesse... la tua. Non si dice l'età. Di una donna. Segnagli un po' e deve essere patatosissima con quel cosino addosso. Ho capito Ramona che nei 33, prossimo anno 34. Guarda, ad aprile veramente, se devo essere sincera, ne ho 34, prossimo anno 35. Quindi sfioreremo la stessa età per un mese? Eh no, perché abbiamo la distanza di due anni. Tu sei di maggio? Luglio 2000. Ma tu adesso hai 33 anni? 34. Ah, non ascoltare lui che non sa neanche dove, in che anno vive. Che anno siamo? 2003? Non so. Meno male, siamo? Ma. Questo non sa cosa ho mangiato ieri sera. Beh, appunto. Non sa che anno siamo, mi chiede data per cento. Siamo messi molto bene. Ma se lo dici sempre anche tu. Che non sai cos'è. Bellissimo. Sì. Piace allora. Bellissimo. Ah, no. Ci fa piacere. Proprio bello, bello. Dalla, sarà patatosissimo con quello poi. Ti mando ovviamente la foto. Manda poi la fotina. Appena gliela metto. Bellissimo. Subito. È troppo bella. Grazie. A figura. No, ma voglia. Non sei. Poi piccolina a vederlo. Nel senso. Sì. Cioè, giusta. Nel senso. È giusta. Comunque veste già 9-12.